Una pietra accompagna da sempre la storia dell'uomo, è la steatite o pietra ollare. Nei secoli ha avuto gli usi più disparati, dalle stoviglie ai piani per banconi e ai lavandini. La pietra ollare è immune a macchie o bruciature, per questo è ancora oggi un solido investimento. La produzione parte veramente alla fonte, scavando una serie di fori in una cava di steatite. I fori orizzontali e verticali formano una griglia di cunicoli che si intersecano. Si prepara un cappio all'estremità di un lungo filo diamantato e lo si fissa ad un'asta. In questo modo è più facile manovrarlo quando lo si fa scorrere in un foro in verticale. Un gancio a spirale è fissato all'altro capo del filo che viene inserito in uno dei fori orizzontali muovendolo finché non si infila nel cappio. A questo punto il filo si sfrega contro la roccia. Si sgancia la spirale e si scioglie il cappio. Poi si stringono le due estremità del cavo creando un unico grande anello di 60 metri di circonferenza che attraversa la roccia. Un tratto del filo diamantato è avvolto su ruote meccaniche. La macchina si muove all'indietro mentre le ruote fanno scorrere il filo sulla pietra ollare, tagliandola letteralmente come burro. Durante il processo si solleva molta polvere di talco, il minerale che dà alla pietra il suo aspetto caratteristico. Per contenerne la dispersione si bagna copiosamente con acqua. Quando esce dalla roccia, il filo guizza come una frusta, quindi meglio non essere nei paraggi. In soli 20 minuti la pietra ollare è stata tagliata, ma per spostare il blocco serve uno scavatore. Staccandolo dalla cava si rompe il blocco in pezzi più piccoli, ognuno di 2 o 3 metri quadrati. I pezzi sono lavati, poi un elevatore a forche li solleva uno a uno e li porta a una sega a nastro. Come il filo della cava, anche questa sega è al diamante e taglia facilmente la pietra. Da ogni blocco si ricavano diverse lastre, spesse 3 cm, ideali come piani da lavoro. Da lastre più piccole si ricavano lavandini, tipo lavatoio, molto popolari un secolo e mezzo fa. Al giorno d'oggi però sono molto più facili da realizzare grazie a fresatrici laser e computerizzate. Le linee laser fungono da guide mentre la lama taglia con precisione la pietra ollare. Questo pezzo sarà il fondo del lavandino. Si usa una fresatrice di precisione per rastremare il fondo del lavandino dal centro verso l'esterno, in modo che il liquido fluisca nello scarico. Si cambiano gli utensili e si apre il foro dello scarico al centro. Un getto d'acqua mantiene costantemente fredda la fresatrice e limita la polvere. Si mescola la resina epossidica e un catalizzatore per preparare un adesivo idrorepellente e di grande tenuta. Si applica lungo il bordo del fondo del lavandino e rapidamente, prima che si asciughi, si preme una parete sulla superficie coperta di colla. Si assembla il resto del lavandino che ora è pronto per essere fissato al piano in pietra ollare. Dal piano doccia a quello da cucina, la pietra ollare può assolvere le più diverse funzioni e sempre con stile.